prende la forma di un disco volante in un certo senso. E quindi manderò un po' di influssi positivi e accompagnerò questa pratica insieme a Giorgia, che spiegherà una meditazione sulla centralità dell'individuo. Grazie mille Claudio, poi adesso ti sentiremo che il sentire e il praticare vale sempre di più, no? Delle parole. Allora, come sempre, adesso iniziamo da terra, quindi vi sdraiate e la maggior parte della pratica è fatta da terra, quindi faremo una prima pratica proprio per preparare la mente e lasciare andare i pensieri della giornata e aprire questo spazio tutti insieme. E poi chiudete gli occhi. Osservate tutto il corpo sdraiato alla terra, dalla testa fino ai piedi, dai piedi alla testa. Ti fermi al centro, porta su le gambe, muovi un po' le caviglie, rilassa le braccia, fai dei piccoli movimenti con le caviglie per sciogliere un po' i piedi e riattivare la circolazione. Su, massaggia bene dall'interno all'esterno le sopracciglia, passa per il sesto chakra, qui c'è anche il meridiano di Vishika. Poi ti fai un massaggio in tutto il viso ed espandi il massaggio giù fino ai piedi. Accarezzando e massaggiando il corpo, ti prendi calore quando senti che ne hai necessità. Cercate di rilassarvi il più possibile, chiudere gli occhi e rimanere in ascolto di questa posizione. Rimaniamo un pochino meno in questa posizione. 2 minuti però rimaniamo, che sono comunque molti, quindi dovete proprio cercare di abbandonarvi. Ogni volta che la mente vaga, riportala con calma, con dolcezza, di nuovo in presenza del corpo e del respiro. Inspirate e rimanete qualche momento ancora con gli occhi chiusi, portando l'attenzione al cuore e al vostro essere e tutto ciò che affiora dopo questa pratica e anche grazie a questo meraviglioso suono e a queste vibrazioni. Bene, avete seguito bene? Siete riusciti a sentire? Benissimo, sì, tutto bene. Vanno alla profondità, ma con dolcezza. Un suono Grazie. veramente. Grazie, è stato bellissimo. Grazie. Grazie. Grazie.